Innanzitutto domani si riprende un'attività di governo che è stata per qualche mese assopita dalla campagna elettorale. Noi abbiamo una determinazione che è quella di portare fino in fondo il programma di governo e il contratto. Ovviamente chiediamo ai nostri alleati di governo di fare la loro parte, lasciando perdere anche i distinguo che in questi mesi hanno fatto perdere tempo su delle agende importanti, ma andando invece a sodo, andando ad attuare tutti quei programmi, tutti quei punti che abbiamo ancora da attuare, a partire dall'abbassamento delle tasse per passare anche con tutto quello che riguarda il lavoro, tutto quello che riguarda il completamento del percorso sulla sicurezza che stiamo attuando. E la solita domanda è questa: il governo quindi va avanti, cade, va avanti, si rivede l'agenda, appunto, la TAV si farà? No, questo dobbiamo deludere tutti quelli che si aspettano che da queste elezioni possa derivare uno stop per l'attività di governo. La nostra intenzione è quella di dare maggiore spinta al governo e il voto e la fiducia che gli italiani ci hanno dato con questi 9 milioni e più di voti ci dice di andare avanti in maniera determinata e dice anche che il governo si deve impegnare in maniera ancora più forte sulla parte di agenda politica che la Lega ha scritto in questo contratto di governo. Ovviamente per quanto ci riguarda anche la parte dei 5 Stelle. Noi siamo dei fedeli partner, ma soprattutto siamo determinati a dimostrare che l'azione del governo può renderci più forti in Europa. Questa sarà la migliore risposta, non quella di appartenere a una famiglia o l'altra, ma quella di essere italiani e dimostrare che l'Italia in Europa conta perché ha un'unica voce, un unico governo. Di Pasqua del Milan, Alberto da Giussano alla finestra. Ma è così, ogni tanto bisogna anche essere un po' allegri. Ma ve l'aspettavate in queste proporzioni, questa vittoria? Noi siamo sempre ottimisti, quindi noi pensiamo sempre di aver lavorato bene. Però è ovvio che prima di vedere i numeri del giudizio degli elettori uno non sa mai. Vediamo, i risultati sono stati buoni, sono contento. Ma all'interno adesso dell'accordo di governo sul contratto, Salvini ha detto che non cambia nulla dal punto di vista delle poltrone, ma sulla priorità dei punti di questo contratto cambia? Allora, i punti del contratto sono da fare tutti. Mi sembra che in questo momento l'indicazione degli italiani sia stata abbastanza chiara sul fatto che vuole che si facciano, perché fino adesso su qualche cosa, non so, penso per esempio all'autonomia, penso ai cantieri, penso alla flat tax e così via, c'è stato un po' di ritardo sulla tabella di marcia. Appunto, abbiamo visto che nelle maggiori città però è prevalso il PD. Come commentate questo risultato? A Milano, a Torino, piuttosto che a Roma? Per me un cittadino italiano del centro di Milano oppure a Vimodrone. Valgono tutti uguali, non credo che uno perché è una grande città valga di più o di meno. Il PD ha gli stessi, alla stessa percentuale che aveva le politiche, tenuto presente che non c'è più Liberi Uguali, ecco. Quindi non mi sembra che ci sia stata una crescita, ecco, mettiamola così. Io penso che il risultato di questa elezione sia univoco.